siamo a Pozzallo in corso Vittorio Veneto, dove si sta svolgendo la sagra del cannolo siciliano organizzata dal Caffè del Corso, arrivata alla sua terza edizione. La kermesse vuole esaltare, celebrare il dolce tipico identificativo della pasticceria siciliana, che con la sua ricetta riesce a rappresentare una comunità intera, la nostra isola e la sua storia. Quindi riprodurre la ricetta del cannolo poi non è così difficile, dipende dagli ingredienti locali che ne fanno la differenza, ma adesso ne parliamo con l'organizzatore. Allora, questa è la terza edizione, la terza ripetizione, quindi un'esperienza è stata da ripetere. Le prime due edizioni hanno riscosso successo. Sì, è stata una sagra che ha ideato Enrico Borrometi, questa è la terza edizione perché le prime due hanno avuto un gran successo e noi stiamo cercando di portare avanti quello che lui ha creato e ha cercato di fare, vedendo che comunque è una cosa che ha funzionato. Dobbiamo ricordare che Enrico Borrometi è deceduto alcuni mesi fa. Sì, purtroppo è venuto a mancare alcuni mesi fa, però comunque lui vive sempre in noi e grazie a questo è anche lui che ci sta dando la forza per continuare a fare quello che lui ha creato dal nulla. Ascolti, ma a cosa è dovuto il successo del cannolo? Perché è stato considerato il re della pasticceria siciliana? Allora, il cannolo innanzitutto possiamo partire che ha comunque origine arabe, all'inizio veniva fatto, comunque era un impasto fatto con la farina. Poi si è venuto a conoscenza, è piaciuto grazie alla sua croccantezza, alla friabilità della cialda e all'ingrediente che poi è quello principale, quella la crema all'interno che possa essere di ricotta, di cioccolato, di pistacchio e chi più ne ha più ne metta. La cialda presenta delle bolle e dei crateri, ma sono frutto questi dello scoppio dei chicchi di zucchero durante la frittura? Questi sono sì, frutto di questo ed è grazie comunque alla levitazione naturale che avviene del cannolo al momento della frittura, comunque l'aria della levitazione che viene sprigionata in momento della cottura. Io so che la tradizione impone che il cannolo deve essere fritto nello strutto. Sì, comunque nello strutto o eventualmente nell'olio extravergine. Ascolti, con il caro vita anche il cannolo ha subito rincari? No, decisamente no, se c'è qualcosina in più, però non più di tanto. Perché comunque, quant'è il prezzo di un cannolo? Si aggira all'incirca con i 2,50 euro. Quali sono i gusti preferiti di più? Il pistacchio, la ricotta, il cioccolato, mandarino, c'è il limone, abbiamo i cannoli anche a gelato, fatti con gelato al cioccolato artigianale, gelato alla nocciola. E allora, questa sagra è stata organizzata da privati? Quindi in un certo senso è stata non soltanto promuove la cultura e la storia locale, ma anche crea economia. Mettere in atto una politica che rafforzi la cooperazione tra privati potrebbe contribuire a far crescere il turismo. Guardi, quello che lei ha detto è fondamentale. L'amministrazione comunale è onorata di poter collaborare con queste realtà locali. Oggi il turismo lo si implementa solo se si crea un sistema pubblico-privato che riesca a portare avanti un pacchetto chiamato Pozzallo. Questa bellissima città che è nata sul mare, che ha bisogno di essere rilanciata sempre di anno in anno, per i quali tutti i turisti presenti ne adorano le spiagge, ne apprezzano il mare pulito. Iniziative come queste che vedono i privati essere al centro dell'attività di ricettività turistica è qualcosa di davvero importante. Oggi il comune deve stare accanto a queste persone, deve stare accanto a questa realtà per far sì che la sinergia diventi sempre più forte e si migliori sempre questo rapporto pubblico-privato per l'immagine e le dimensioni anche turistiche che si vogliono dare ai paesi. Si deve remare tutti nella stessa direzione e tutti devono avere un unico obiettivo, che è quello di far sì che questa meravigliosa città, della quale io mi onoro di poterla rappresentare nell'amministrazione a Maduna, possa sempre più diventare un punto di riferimento in questo sud-est della nostra Sicilia. A giorni si svolgerà la sagra del pesce dal 1 al 3 settembre. Ce ne parli un po' di come viene organizzata quest'anno? Sì, abbiamo proprio ieri approvato in giunta questo davvero importante evento, la 54esima sagra del pesce di Pozzallo, che quest'anno, a differenza degli altri anni, si svolge in un periodo un po' più in avanti, l'1, il 2 e il 3 settembre,
proprio anche questa idea è nata anche dal confronto che abbiamo avuto con le associazioni di categoria, dei rappresentanti dei commercianti e dei rappresentanti degli albergatori, ed è un esperimento, anche se quest'anno la formula sarà sempre la stessa, la location è la meravigliosa Piazza delle Rimembranze, e la formula è quella dello street food che in tutto il mondo sta conquistando davvero successi, per cui il pesce cucinato come dalle nostre parti ci saranno anche attraverso un progetto che è stato finanziato dall'assessorato agricoltura e pesca del Dipartimento della Pesca, ci sarà un progetto sul pesce povero che è davvero molto importante, che è il pesce del nostro mare, per cui io ritengo che sarà un'edizione tutto molto... rigorosamente fresco, sì, tutto rigorosamente fresco e tutto rigorosamente fatto con i nostri criteri, no? E con, come dire, la giusta promozione che va data ad un prodotto del genere. Oggi il pesce è fondamentale per qualsiasi dieta, ma ricordiamoci sempre che il pesce può essere benissimo legato a tutto il nostro agroalimentare, che è qualcosa di eccezionale, per cui va collegato al nostro pomodorino di Pachino, al vino di Vittoria, al formaggio ragusano, è un tutt'uno, proprio perché attraverso il pesce noi andiamo ad rappresentare anche qua un territorio che attraverso questa vocazione e attraverso l'enogastronomia si promuove e si propone ai turisti, che sono sicuro che in tanti verranno a Pozzallo.